Posso solo essere contento di essere a Venezia e di essere selezionato, penso che sia una grande vetrina. È vero che stare in concorso chiaramente dà un indubbio vantaggio al film perché lo fa arrivare a un pubblico di addetti ai lavori più grande, però conosco le regole dell'ospitalità e quando ti danno una stanza non è che vai a sindacare. Com'è nato questo film e che cosa l'ha spinta a girare questo film? Il film nasce dalla lettura di un libro che racconta la Sardegna di questi anni, che lo fa in un modo interessante e soprattutto condivisibile per me che ci vivo. Racconta la trasformazione di questo luogo che da luogo, come dire, per certi versi arcaico, viene, come dire, modificato progressivamente dall'avvento del turismo. Ma al di là di questo, la storia che più mi piace è quella di questa famiglia che dietro a questa avventura turistica ripone i propri destini. Credo che questa sia stata la vera molla che mi ha spinto a raccontare questa storia, il conflitto tra questo padre che è molto legato al mondo in cui è cresciuto e che fa fatica a riconoscerne un altro e il figlio che lo spinge in questa avventura a cui il padre non crede, ma che accetta per amore di questo suo unico figlio. E da qui nasce anche un conflitto che credo che sia anche la cosa più interessante del film. Anche se magari i numeri non sono quelli di una mostra abituale, come altre volte l'ho vista, visto che qui sono venuto per tante volte a presentare i film, è molto importante che la mostra si sia fatta e che si dia un segnale di vita importante, perché questo mestiere non finisce, non arretra, ma continua la sua esistenza. E Venezia è qui con tutti quelli che sono venuti, nonostante le difficoltà, a ricordarcelo.